Cari fratelli e sorelle della Macedonia del Nord, attraverso questo breve messaggio vorrei esprimervi la mia gioia e I sentimenti di affetto che provo per il vostro popolo e per la Chiesa che vive nella vostra terra. Dopo che il vostro paese raggiunse l'indipendenza, la Santa Sede ha voluto stabilire con esso rapporti di amicizia e relazioni diplomatiche. Oggi, più che mai, c'è bisogno di far crescere in Europa e nel mondo intero la cultura dell'incontro, la cultura della fraternità. E io verrò in mezzo a voi a seminare questi semi, sicuro che la vostra è terra buona, che saprà accoglierli e portarle frutto. Infatti, la peculiare bellezza del volto del vostro paese si deve proprio alla varietà delle culture e delle appartenenze etniche e religiose che vi abitano. Certo, la convivenza non è sempre facile, lo sappiamo, ma è una fatica che vale la pena di fare perché I mosaici più belli sono quelli più ricchi di colori. Affido la mia vista all'intercessione di una grande santa, figlia della vostra terra, Madre Teresa, nata e cresciuta a Skopje e diventata con la grazia di Dio una coraggiosa missionaria della carità di Cristo nel mondo, dando conforto e dignità ai più poveri tra I poveri. Cari amici, prepariamo il nostro incontro con la preghiera, perché sia fecondo di pace e di ogni bene per tutto il vostro popolo. Dio vi benedica.